conosciuto mia sorella questo ragazzo tramite delle amiche. E come tutti i ragazzi usano adesso, escono, si messaggiano, si chiamano tesoro, vita, ma è una cosa che al giorno d'oggi lo fanno tutti. E questo ragazzo purtroppo si è invaghito di mia sorella, però inizialmente era innocuo, a livello che magari le amiche ci scherzavano, dicevano a mia sorella c'è Alessandro che ti vuole, mia sorella finitela, no perché non è vero, eccetera. Poi questo ragazzo piano piano diventava sempre più insistente. Nel momento in cui mia sorella l'ha rifiutato, lui si è accanito su mia sorella ed è diventato ossessivo, possessivo, la minacciava e non sopportava l'idea che mia sorella potesse frequentare altri ragazzi. Mia sorella aveva paura. Paura, non voleva parlare, non ha parlato nemmeno con la famiglia. Neanche con le amiche, soltanto pochissime amiche sapevano di questa situazione. Alessia piangeva e basta. Ci ha raccontato mia sorella che questa situazione andava avanti da un anno, però noi siamo venuti a conoscenza di questo fatto da circa un mese e mezzo. Se lei non si fidanzava con lui, gli avrebbe tolto la cosa più cara che aveva al mondo, perché per come era infelice lui, doveva essere infelice mia sorella. È la cosa più cara che aveva al mondo, che ha sempre detto mia sorella era il mio papà. Minacciava che dovevo uccidere mio padre. Il gesto che faceva spesso era mandargli messaggi con pistole, fotografie di mio padre associate a pistole, oppure la vedeva e gli faceva così. Mio padre quando l'ha saputo è sbiancato, ha avuto una reazione che mi sono preoccupata, mi veniva da piangere, a parte che quando l'ha raccontato mia sorella eravamo a tavola. Mi sentivo mille chiodi io da sorella, tutti appesi nel mio braccio. Mio padre invece la sua faccia sarà indimenticabile. Mio padre non è intervenuto perché voleva subito andare a cercare la famiglia, il ragazzo per chiarire, era molto arrabbiato. Mio padre non è intervenuto perché io il 6 giugno mi dovevo sposare e lui non voleva avere problemi con nessun tipo di... Con la giustizia, perché mio padre, come già è stato detto, stava finendo di scontare la sua pena. Mio padre, per altri problemi, stava finendo il 30 marzo la sua pena. Infatti era felice la sera che è morto, perché appunto gli era arrivata la notizia che il 30 marzo veniva scarcerato. E appunto per accompagnarmi all'altare, per avere la gioia che la prima figlia si sposava, non ha fatto nulla. Mio padre, la cosa che mi fa rabbia è che secondo me... Quando lui è andato per ucciderlo neanche l'ha riconosciuto. L'ha visto soltanto una volta circa un anno fa, che eravamo a casa di amici. Mio padre è morto. Hai tolto un padre alla mia famiglia, un marito a mia madre, un figlio a mia nonna, un genero ai miei nonni. Hai tolto un perno della nostra casa e ti sto guardando negli occhi se mi vedi, non avrai mai mio perdono.